A Policlinico Uniti di Foggia c'è una doppia risposta, una per i pazienti in ingresso e l'altra per i pazienti finalmente in uscita. Sopra il pronto soccorso, completa il padiglione del pronto soccorso e l'animazione, vi è una medicina d'urgenza e un'area grigia, dove si fermano i pazienti in attesa del risultato del tampone o, qualora con tampone con esito negativo, si registra una discordanza col dato clinico. È bene che si fermino per un'osservazione e un approfondimento. E poi il percorso verso la convalescenza e la guarigione, le post-acuzie. Finalmente 17 pazienti si avviano verso la guarigione. Ne abbiamo di due tipi, uno presso la pneumologia, gestito e seguito dalla pneumologia, uno presso le malattie infettive, seguito dalle malattie infettive. Entrambi i padiglioni rappresentano pertanto la risposta nelle post-acuzie. Le post-acuzie in uscita e l'area della medicina d'urgenza rappresenta la seconda fase dell'offerta ospedaliera del Policlinico Uniti di Foggia contro il contagio Covid. Al Policlinico Uniti di Foggia nasce la zona grigia. Non possiamo più permetterci il lusso di far entrare in ospedale pazienti positivi anche se hanno un tampone negativo. Il pronto soccorso continua a fare filtro, ma i numeri della infezione sono troppo alti, rischiamo di far transitare nei reparti puliti pazienti con sintomi compatibili con polmonite da Covid. Nasce una zona grigia, 30 posti letto di cuscinetto selezioneranno pazienti che hanno i sintomi del Covid, ma che in realtà non sono tampone positivo. Un team di clinici esperti deciderà se quel paziente è realmente a rischio e lo curerà come se fosse Covid, fino a dimostrazione del contrario. La struttura dei poliambulatori al Policlinico di Foggia, che sarà presto operativa per i pazienti post-acuzie, è una struttura fondamentale perché permette di scaricare i reparti per acuti, cioè tutta la palazzina di malattie infettive e anche la stessa rianimazione, da pazienti che sono clinicamente guariti ma che ancora non possono andare al proprio domicilio per varie problematiche. Questo innesca un percorso virtuoso che permette ai reparti per acuti di ricevere, di ricoverare e seguire in maniera adeguata pazienti che stanno arrivando dall'esterno e al tempo stesso garantire ai pazienti che sono clinicamente guariti un'assistenza corretta ai malati Covid-19 a 360 gradi. Ci troviamo al secondo piano dell'ospedale d'avanzo, una struttura che sarà dedicata ad accogliere i pazienti post-Covid, ovvero quelli che hanno superato la fase acuta ma sono ancora positivi, pertanto non possono ancora tornare in comunità. È una struttura nuova che viene dedicata a questo tipo di pazienti, con stanze da 2 persone al massimo, con alcuni spazi comuni in cui i pazienti possono socializzare, chiaramente mantenendo tutte le indicazioni di utilizzo della mascherina e di distanza sociale per evitare il diffondersi della malattia, e una struttura dove abbiamo previsto un minimo di comfort per questi pazienti che devono recuperare l'aspetto psicologico e l'aspetto umano. Una sala in cui c'è un televisore, abbiamo dei tablet messi a disposizione dalle aziende e imprenditori che hanno fatto queste donazioni per favorire il contatto di questi pazienti con le proprie famiglie, da cui sono ancora chiaramente isolati.